Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Diamo il benvenuto a Radio Bruno a Junior Kelly. Ciao Antonio. Ciao, ciao, grazie di questo spazio. Allora, noi ti ringraziamo di essere venuto qui e naturalmente insomma di rispondere anche alle tante domande che ci hanno fatto nel corso delle settimane i nostri ascoltatori, ma prima concentriamoci sulla tua canzone, No Grazie, com'è nata? No Grazie, allora nasce da una chiamata che mi fa il mio manager e mi dice: ma perché non provi a scrivere un brano da presentare al festival? Io avevo 3 giorni, perché ho detto: guarda, hai 3 giorni di tempo, però. Quindi contatto Merck & Cremont, i produttori, Jacopo e Torre, che è un autore che lavora con loro, e insomma gli dico: guarda ragazzi, mi hanno chiesto di provare a fare questa cosa, io ho questa idea qua del No Grazie. Insomma, ci scambiamo i pareri e niente, siamo visti in studio, in 3 giorni l'abbiamo fatta. Ricordo che ho registrato il brano con la febbre di notte, l'ho mandato poi agli addetti ai lavori e poi però il mio manager mi fa: guarda, in realtà io l'avevo detto per stimolarti, però il brano è figo, proviamo a mandarlo a sto punto. Quindi nasce così. Molto bene, so che comunque nella serata del giovedì ci sono stati i complimenti di Vasco Rossi. Sì, stamattina mi sono svegliato, infatti, che tra l'altro è anche il suo compleanno, sì. Quindi tanti auguri. E ho visto il tag su Instagram, non credo ci siano parole per descrivere l'emozione, no? Perché comunque io volevo omaggiare quel brano ieri sera, proprio perché il mio festival era partito da Outsider con l'hashtag Ma chi è Junior Kelly, scrivevano. Poi, per carità, per quanto il nome è circolato nel web, mi sento comunque un outsider, perché musicalmente non mi conosceva comunque ancora nessuno, quindi volevo portare quello. Ovviamente non è un paragone con lui, perché credo che una piccola percentuale del suo successo basterebbe a tutti gli artisti. È un palco importante Sanremo, no? Come dicevi, proprio cambia completamente la vita di ogni artista. Il messaggio, non so, più bello, emozionante, quello che ti ha colpito di più prima della, cioè subito dopo la prima esibizione? Allora, no, è stato quello di mia madre comunque, che mi ha scritto: ti ho visto, bravissimo, sei bello, no? I messaggi che ricevi da una mamma. E no, è stato emozionante, perché comunque volevo fare questo festival divertendomi, e appunto sono qui per cantare il brano mio e basta. E anche per toglierti la maschera ed essere completamente te stesso, no? Io ho visto questo percorso come simbolico. Sì, esatto, perché poi la maschera ce l'ho tolta a settembre del 2019 per annunciare il mio album in un videoclip. Però noi volevamo appunto far ripercorrere quello che è la mia storia anche al grande pubblico, soltanto che poi, viste le polemiche e tutto, ho deciso di lasciare da parte un attimo le strategie e concentrarmi sulla performance, che è il motivo principale per cui tutti gli artisti sono qui, e anche metterci la faccia su quel palco. Appunto, parlavi di polemiche, no? Nelle settimane scorse tante ascoltatrici mi hanno detto: ma come farai, come non farai? Allora, io sono giornalista e analizzo le canzoni. La canzone del festival è bellissima, prende subito, l'ho ballata dal primo ascolto, e immagino che poi un artista abbia anche un percorso, no? Che si debba sviluppare, possa cambiare, perché chi non cambia alla fine rimane, no? Come prima. Certo. Io sono convinta che però hai apprezzato ancora di più l'universo femminile dopo tutto questo pandemonio. Ma, infatti la cosa che ci tengo a ribadire è che dobbiamo, secondo me, distinguere la fiction dalla realtà. Noi artisti facciamo quello. Io potrei prendere la tua storia e farci una canzone, la storia di un ragazzo che incontro al bar e farci una canzone, vedere un film e farci una canzone. Io sono contro ogni forma di violenza di ogni tipo, e ci tengo a ribadirlo, però dobbiamo, come posso darti il tu? Certo. Come hai fatto tu, andare ad analizzare tutte le canzoni, non prendere soltanto una piccola parte, perché appunto ci sono delle cose che noi facciamo fiction, delle cose che sono reali, come ho fatto dei brani d'amore che hanno molti più streaming della canzone incriminata, che non è stata neanche mai distribuita discograficamente. Quindi dobbiamo guardare un attimo oltre, dobbiamo cercare di capire questo linguaggio, perché ormai domina le classifiche, è sotto gli occhi di tutti, e come hai fatto tu dobbiamo analizzare ogni singolo dettaglio di ogni singola canzone. Ricordati sempre che sei un esempio per i giovani uomini, e i giovani uomini devono crescere amando e rispettando le donne sempre. Certo, ma io rispetto le donne, e ci sono delle canzoni in cui si percepisce il mio rispetto verso le donne. E poi ripeto, io guardavo
i video di Marilyn Manson in casa, ma non ho mai cavalcato un maiale sul viale di Focene, quindi c'è ben differenza fra fiction e realtà. Molto bene. Cosa ti aspetti dalla finale? Non lo so, non mi sto aspettando nulla di giorno in giorno. Io sono qui per cantare il mio brano che mi rappresenta appieno, e voglio cantare il mio brano. Poi tutto il resto è di contorno, e l'importante è che il brano arrivi a più persone possibili e che piaccia. Molto bene, ringraziamo Junior Kelly. Grazie a voi. Radio Bruno al Festival di Sanremo. In collaborazione con l'Isola dei Tesori, Grissinbon, Renault Franciosi, Nutrileia, ODS Giocattoli, Ital Pizza, Biper Banca, Marlù, diversamente tu.